parlare con questo, nostro amico, che è Ruggero Chinaglia. Ciao Ruggero. Ciao. La prima cosa che ne colpisce, lei sicuramente è il caos che viene in questa stanza, ma ben visto che da questo caos ti riesci a tirare fuori delle cose equilibrate, come chiesti queste composizioni che ti fai. Innanzitutto viene spontaneo domandarsi, ma a fare un lavoro del genere, oltre che disegno capacità, perché Ghiol capacità, ma Ghiol una pazienza notevole? Certo, non è facile fare tutti questi lavori, naturalmente bisogna avere una bella passione, insomma, la passione c'è e ogni tanto andando per i boschi, per i prati, si raccoglie e si porta a casa. Ecco, è logico che bisogna cercare di conservare per poi poter realizzare tutto quanto questo e avere un certo numero di materie per fare tutto ciò, insomma. Ecco, ma allora la domanda classica, la spontanea, intanto da quanti anni che te ha questa passione e da cosa che la nasce? Cioè, vabbè, uno dice, la ho dentro, è così? Sì, certo, bisogna averla dentro perché ormai sono più di 15 anni che raccolgo, metto via e ogni tanto quando c'è voglia realizzo qualche lavoro. E non è semplice farlo perché, come avete visto da tutti quanti i lavori, ci vuole pazienza tanta. Ecco, e dopo magari che vedremo qualcuno in dettaglio, però viene spontaneo da pensare... Hai imparato da qualcuno o sei tu proprio un autodidatta? No, penso di essere un autodidatta perché ho imparato da solo, insomma, non è che... Cioè, guardando i negozi dei paesi turistici in montagna ho imparato un po' questa cosa. Cioè, ti ha copiato qualche idea, ad esempio? Idea, e dall'idea poi ho inventato io tutto quanto il resto, insomma, non è che sia copiata nel vero senso della parola perché sono cose che forse nei negozi non si trovano, perché i negozi sono delle cose, quelle che faccio io sono delle altre, anche se la materia ormai è sempre la stessa. Gente, ha preso più che altro l'idea. Sì, l'idea, poi la tecnica, il sistema, la composizione è sicuramente diversa. E quindi è decisamente personale. Poi ho visto un'altra cosa, ho visto queste pagine che secondo me Luigi, che si era convinto che fosse fogli di giornali che deteneva per buttare via. Poi mi ha scoperto, fammene vedere una. Perché... giornali di gazzettino dove una volta che sono essiccate tutte quante le foglie vengono messe via per poterle conservare. E per conservarle bisogna che rimangano al buio, appunto per questo che vengono messe nei giornali. Insomma. Ecco, e volevo magari se Luigi il fa vedere, perché pensate che questi fogli di carta, no, vecchi, contiene tutte delle foglie, chiaramente catalogati, perché è ovvio che sennò il caos sarebbe proprio indescrivibile. In ogni pagina... C'è sul nome del fiore, della foglia, di tutto quanto quello che si trova per poter conservare. Ecco, prova a aprire in una, Ruggero, così che fa vedere proprio... Cose conservate anche da 7-8 anni fa, per cui rimangono tali perché sono al buio. Qui c'è un po' di fiori, un po' di foglie. Sono cose, esempio queste, provengono dal lago di Garda, che quando lavoravo giù, qui non è che... Ho capito. Qui sono 7-8 anni fa. Poi ci sono altre recenti, non so. Ecco, queste sono foglie che si trovano qui da noi, però io le ho raccolte al Passo Gardena, per cui non è che... Quindi questo è il magazzino praticamente. Il magazzino per poter far... Ok. Vediamo le quantità di varie composizioni che ti ha fatto. Viene questi quadretti, fatti chiaramente, che rappresenta chiaramente, se vede un uccello, non so ben che tipo di uccello che sia. Il cardellino. No. Ecco, viene una difficoltà particolare a fare questo tipo di quadretti? Senz'altro, perché bisogna pensare che le foglie, una volta che sono secche, sono molto fragili. Per cui tagliare certi punti di foglie per fare un contorno di un uccello, certi particolari, bisogna stare molto attenti e difficoltà, diciamo, maggiore è proprio questa. Una notevole delicatezza. Delicatezza, senz'altro, perché una volta che è rotta una foglia bisogna prenderne un'altra, per cui non è che si abbia una certa qualmaria di materiale per poterlo fare sempre. Ecco, e quindi oltre alla pazienza che avevi già detto che tecnica da aver tanta, io ho anche un tocco notevole. Un tocco di delicatezza per poter costruire lavorare per questo. Adesso vediamo un'altra composizione, Ruggero. Ecco. Quel tipo di composizioni nei quali viene proprio poco di extra naturale. Ecco, qui diciamo, si trova tutta la roba naturale che uno può trovare nei boschi, andando in montagna, come queste specie di cornici che sono Le par quasi, i pezzi sono pezzi di ceppi di pino che si trovano ormai secchi, che appunto da sottoterra si può togliere questi pezzi. Sì, pare quasi radici. Sì, sono delle radici di pino che si trovano appunto nei ceppi grossi, mentre la cornice stessa del quadro sono fatte con pezzi di pigna incollate. Ecco, praticamente qua non naturale che né quel pezzetto di plastica che mette davanti per dargli un po' di lucentezza. Sì, perché anche il legno stesso è tratto da un pezzo di legno tagliato. Ho capito.
Quindi la natura quasi al 100%. Al 100%, sì. È un po' di colla e un po' di colla e un po' di colla di panocchie per poter legarlo attorno. Perfetto. E dopo vedo un altro materiale che tu usa molto, lei la pannocchia, no? Che lei già bella disegna, ma vediamo appunto anche là degli inizi, molto farne vedere. Ecco, questi qui sono degli inizi che poi possono diventare così, oppure possono diventare delle cose come queste, diciamo. Ah, ho capito. Io delle partenze, diciamo. Sono delle partenze a metà strada che manca appunto. Ecco, diciamo che cioè può modificarsi, si può modificare, fare una cosa in quel genere oppure anche una cosa in questo genere, diciamo. Ecco, guarda la bellezza proprio di queste. Anche queste appunto sono tutte cose naturali senza nessuna cosa, diciamo, che si può trovare in commercio. Diciamo. Sì, cioè qua l'uomo gli ha messo la mano. La mano basta, un po' di colla. Ecco, ma anche questa qua, che è una semplicità incredibile, e il risultato direi che è veramente bello. Cioè, per chi ama la natura. La piccolezza di uno piccolo, diciamo, il valore del quadro è molto bello, insomma. Anche se diciamo il materiale è quello che è, perché non è che sia un materiale costoso oppure. Certo, beh, diria che più economico di questo. Più economico, no? Di questo non c'è, però il risultato è sempre valido. È bellissimo, sì. Ecco, vedete che ti aveva preparato là a destra, su quella scatolina, ti ha preparato delle. Anche quelle sono piccole. Come si chiamano quelle là? Le cose dei pezzi? Del faggio. Sono chiamiamo i frutti del faggio. Sì. Del faggio. E poi vengono dati un po' di colore solo per cambiare un po' da quello naturale a quello. Ecco, per dare magari fare un soggetto tipo inverno, no? Neve. Nella neve, oppure anche per staccare un po' i colori dal marrone per non vedere sempre il marrone, diciamo, c'è sempre lo stacco. Sì. L'ostacolo del colore che si può fare una composizione floreale, diciamo. È una questione di fantasia anche qua, insomma. Bene. Adesso avevo un cambiare argomento, sebbene che l'argomento sia sempre lo stesso, no? Perché la natura è fondamentale. Solo che qua te applica, ecco, il discorso zocche, cioè la ricerca. Diciamo, naturali come si trovano fuori nel bosco, e lo stesso anche il materiale da applicare per fare questo mosaico si trova senz'altro nel bosco. Ad esempio questa sua composizione di un'upupa fatta con le cose delle pigne, che adesso vi faccio vedere subito. Ecco, una cosa che Ruggero dice sempre, e come tutti gli artisti bisogna dirlo, lei è molto modesto, e allora gli tiene sempre a dire che sta roba in fondo se la trova dappertutto, e questo è vero, perché camminando su un bosco la roba secca la trova tutti, ma la difficoltà è riuscire a tirare fuori queste cose. Ecco, questo è giusto anche dirlo. Per esempio queste sono fatte con queste pigne, tagliate naturalmente, il discorso del marrone e il discorso del nero che è più sotto, e poi incollate naturalmente in questo sistema. Un po' di lucentezza data per risaltare un po' i colori, e il gioco è fatto, diciamo. E il risultato, certo, è sicuramente bello. La pazienza è sempre quella, diciamo. Ecco, qua pazienza che non è veramente tanta. Vedene un'altra composizione, Ruggero, magari sempre sulla, come base appunto la zocca, perché e magari la composizione floreale, tipicamente floreale. Ecco, anche quella ad esempio è anche bella. Beh, fanno pur vedere quella che devo, tanto adesso la telecamera le inquadrerà tutte quante. Ecco, anche questo, diciamo, il colore stesso della zocca, così diciamo scuro, risalta molto bene con i colori naturali che si possono trovare in queste composizioni floreali, diciamo. Anche queste sono basate su una pigna, e sopra di essa viene incollato tutto quanto il materiale che uno che non può raccogliere. Praticamente te pela la pigna quasi fino alla fine, e quindi la diventa come un gambo, insomma, rimane il gambo, no? Ecco, quella che abbiamo visto prima, sì. Diciamo, e sopra questo viene incollato tutto quanto il resto, diciamo. Ecco, viene spontaneo, ecco, ad esempio quella che ha in mano Ruggero, è proprio il classico angolino di una casa, diria che lei. Spontanea, poi risolve il problema di un angolino, insomma, ecco. E a questo proposito ricordo anche che Ruggero sta roba qua le fa per passione, però sotto sotto che ne è un'idea, no? Certo, senz'altro, un'idea di poter fare la prima mostra che forse riuscirò a fare adesso in luglio. E poter vedere, diciamo, il risultato dei miei lavori. Ecco, anche disegno, non solo un risultato da un punto di vista di soddisfazione, cioè il fatto che la gente dice, gli è bei, ma un risultato anche da un punto di vista commerciale. Senz'altro, perché sono cose che sono convinto che possono essere benissimo apprezzate dalla gente per un angolo in casa o per tantissime altre cose, diciamo. Ecco, perché in effetti, Ruggero, quando che andate in montagna, in certi posti, non so, per dire, fai per dire, Agordo, ecco, te va nel negozietto e te vede ste robe fatte, no? E ti dici, ma guarda che bella, eccetera, e te le paga. Te le compra e le paghi, perché il turista le paga, quindi potrebbe essere anche un'idea, no? Un'idea di dire prima o poi aprire anche un negozio qui, diciamo, nel nostro Feltrino, oppure addirittura a Pedavena. Sì.
E quindi senza proporre alla proporre gente, alla gente un certo genere di articolo che è nostro, diciamo, della nostra zona, cioè non è una cosa che si trova, diciamo, negli altri negozi, facilmente. Negli altri facilmente. Ecco. Ecco, magari adesso vedendo se la telecamera ne inquadra anche questi piccoli, fiori, anche queste le composizioni molto piccole ma graziose, guarda questa, sempre giocate molto una notevole pazienza e sicuramente una passione incredibile, un amore per queste cose, perché veramente si resta un po' colpiti. Anche questa, nella sua semplicità, diciamo, è una pigna con delle fette di limone seccate, diciamo, però il risultato è sempre, è sempre valido nella distanza del tempo. E ho visto appunto prima che ti aveva delle fette di limone, eccetera, quindi ti tenta anche di utilizzare anche altri materiali, esatto, sempre nella natura. Nella natura, diciamo che nella cucina stessa ci sono certi lavori che si possono fare, diciamo, come essiccamento del materiale o composizione di fiori, diciamo. Ecco, perché ricorda giustamente che Ruggero, questo lo fa per hobby, ma in realtà come professione fa il cuoco, quindi la cucina è il suo habitat, diciamo, non naturale. Sì. Comunque adesso vediamo qualcosa d'altro. Due composizioni fatte da Ruggero, quella che ti hai in mano, Ruggero, la difficoltà dove era in modo particolare? La maggiore è trovare lo spazio giusto per poter fare questi intarsi, perché non sono abbastanza difficoltosi, nel senso che il legno non è tutto dritto, ci sono delle deformazioni del legno, per cui il lavoro maggiore è trovare appunto lo spazio giusto e poi con un po' di pazienza arrivare a livellare tutto quanto uguale e per poter il risultato sia, diciamo, abbastanza piacevole, soddisfacente. E dopo qua che ne vedo un altro, che qua diria che nell'abbinamento tra una natura tipicamente nostra montagna, e una natura non certo da montagna ma di mare, no? Anche questa qui è una composizione molto, molto carina, che mi piace perché, cioè, come soprammobile di un portacenere, in un locale di montagna o di una stanza, è molto ottimo, diciamo. Ecco, si sfrutta anche qua il solito discorso, è tutta roba trovata praticamente. Senz'altro, perché anche le cose di mare con chili qui sono trovate, perché le usavo io in cucina, le ho messe via e la composizione poi è venuta da sola, insomma. Quindi una grande, sicuramente, comunque una grande capacità, una grande fantasia e un grande amore per questa roba. Per questa cosa, senz'altro. Ecco. Allora, Nati Ruggero, comunque ti fai tanti, chiaramente, i complimenti e penso che te li farà tutti qui chi te vedrà. Ecco, e ti auguro che te continui e che il discorso che si fa prima della possibilità anche di commercializzare. Un certo qual giro di commercio potrebbe essere una cosa benissimo valida. Adesso vediamo alla prima mostra che riuscirò a fare e vedremo i risultati. Sicuramente, per quanto ci riguarda, è roba che vale. Quindi complimenti e auguri. Grazie, arrivederci.